Al contrario degli altri vlogmas, inizio questo video che sono già le 4 perché ho passato praticamente tutta la mattinata a montare il video vlogmas di ieri, perché appunto tornando alle 4 ho detto: "Senti, Cree, non ce la farei mai". Stavo morendo di sonno, quindi mi sono svegliata presto e ho iniziato a montare tutto quanto. Calcolando che Movie Maker ci mette gli anni, ho finito solamente alle 3, non ho pranzato nemmeno, però mi piace fare questa cosa, quindi la faccio volentieri, non è che mi importa molto. E poi non è un male che io non abbia pranzato, perché questa sera, vedete, sono già agli inizi della preparazione e c'è la festa di Anthony, quindi se magna. E non so cosa vedrete perché, oddio, in realtà non so se sarà buio, quanta luce ci sarà, insomma, quanto casino ci sarà, quanto voi potrete magari capire, non capire, non lo so, però cercherò di fare appunto qualche ripresa, anche perché questo video rimane comunque non solo su YouTube, ma anche sul mio computer e farà parte, insomma, dei miei ricordi. Mi sta facendo malissimo il braccio. Magari qualcuno si starà chiedendo: "Ma il vestito? Ma qualcosa da metterti? L'hai trovato per questa sera?" Ho un'idea, sì, mancano 2 ore e mezza ad uscire di casa, ma io ancora non so come mi devo vestire. Dato che ho questi tatuaggi dorati da un pochino di tempo, ho deciso di farmene qualcuno e approfittare di questa occasione, ecco. Quindi ho ritagliato questa specie di catena dorata, questo qui che volevo farmelo sulla clavicola e queste freccette che volevo farmi qui al lato del polso. Quindi vediamo un po' come vanno. E in attesa del tatuaggio che farò giovedì 22, sto facendo varie prove. Primo tatuaggio fatto, è venuto abbastanza bene, dai, carino. Sono quasi pronta. Ho fatto la coda questa volta mossa. Ho trovato finalmente una tutina carina, che era già nel mio armadio. E fatta in questo modo, qui sopra è di pizzo, questo dettaglio dorato e poi scende giù a pantalone. Vabbè, lasciate perdere le ciabatte. E naturalmente mi metterò delle décolleté classiche, nere molto molto semplici. Devo aspettare ancora un'oretta più o meno. Non so, non mi sento ancora completamente completa, perché non lo so, forse mancano gli accessori, vediamo. Comunque, ci vediamo direttamente dopo. Ci sono delle persone che Devo si imitare una vergognano. sola. Ma perché vi vergognate? Che L'unica che faccio un saluta, servizio di ragazzi. Lo prelievo di persone per poi andare alla festa dopo. Esatto. Perché vanno sfrattato praticamente. Non potevate Sfrattano un po' stare. al bar, un po' qua. Ma davvero? Sì, cioè non sfrattano pure al bar. Siamo sotto casa di Alessia e da Milano c'è Gian, ciao Giulia, che avete visto l'altro ieri. A Rapa e Monti. Gente, persone, amici, tutti. Eccoci! Ciao! Ciao! Quello è il pullman che ci porterà alla festa, Villa Anthony. Io con i tacchi, cioè, perché sono bassa. Eccolo qua. Oh, devi andare in fondo? Dai che ci rubano i posti, cazzo! Come le gite di scuola. Siamo per salire, ho portato una borsa iper mega minuscola. Te hai portato, non lo so, la E valigia. c'è tutto Ah, che fatto, dentro! stavo nel pullman, la valigia la potevi portare. A ritorno. David! Cristina laggiù! Eccomi! Marito, pare Ma Cristina! Ciao Campanicios! Ciao YouTube Italia! Siamo qui su questo pullman e stiamo andando a vedere un La Roma! evento di Che Anthony gioca! per il suo compleanno! Ma questo coso si muove! Hanno aggiunto la musica e le luci! Oh, grazie grazie mille, autista, grazie mille! Non sapete un cazzo quale, però. Villa Anthony. Ah, però c'è l'H, non va bene. Non va bene, raga. Piano, piano. Una cosa per volta. Tutta la gente. Sposta quel bus. Aspetta. Oh, questa è casa mia, vi piace? Come ti senti, pa? Sono molto felice. Il bello è che lei fa, ma siamo casual, ma lei c'ha il vestito. No, casual vestito. Certo. C'ho il corto, corto, ma va bene. Da Pippo, voglio dire. Che donna fashion. Che bello.
Sembra da stile Dorian Gray. Guarda come c'è il giacchetto. Che bello. Ah sì. Ciao. Siamo lì, guarda. Siamo a vedere le cose belle proprio. Che meraviglia. Ma oddio, che meraviglia. C'è da sentisse male. Dai. C'è da sentisse male. Me sto a sentire male. No, vabbè. Non è che dobbiamo mettere una foto. Ce lo devi tenere come fa. Dove? Che meraviglia! Bello, È una festa a tema social. Io stasera bloggerò. Cioè io rischio. Io rischio di non mangiare per bloggare. Come è sei figa? Grazie! Sembra. Sempre figa. Vi dico una cosa, questo è vicinese, non lo dico a nessuno. Ma sta blocca ancora? Io vloggo tutto il giorno. Tutti i giorni. E tutti i giorni. Tutti i giorni e tutti i giorni. Fino a Natale. Cappa lì. Allora, tutti in sala principale, grazie. Devo stabilire un gioco. Voglio fare un gioco con te. Quando sentirete allora, no, allora aspetta, vorrei due di volta allora, vai. Uno, un decelebrato e no. Ok, allora, quando sentirete tutti quanti la parola freeze, dovete rimanere immobili. Qualsiasi cosa voi state facendo, fermi. Ok, fa parte. Tu controlli? Ma perché? Allora servono tre persone che controllano, una di qua, una là e una là. Così tutti noi facciamo quello che vogliamo. Io controllo. No, anche io voglio. Controlli tu? Ok. Fermi. Altro freeze. Bocca aperta, freeze. Apri le piume, stiamo molto bene, molto bene. Molto bene. L'ha detta ai controlli. Ma che belle bocche che avete, ragazzi! Marzi, apri! Anzi, ne sta a provare. Ce l'ho davanti, Asia. Stop. Ciao. Oddio. Che coglione. Vuoi muovere? Allora, io mi chiamo Clara. Ho 10 anni. Vengo da Milano. Compriamo un paio di ragazzini a Reda. Ma chi vuoi? Chi sei? Io. Ah, ciao. Guarda, ma mi vuoi dire qualcosa? Arrugginati. Nel senso, la prima volta che c'è cammino e non ce voglio più il cammino, ciao Marco.
perché ogni volta sembrano dei doppi palle. Il caso alle volte un po' dei colpi è stato, però sei una persona veramente d'oro. Zio, che c'hai solo 19 anni, che cazzo vai? Zio, auguri, ti auguro il meglio, divertiti un sacco. No, tanti auguri, a te, auguri di mamma. Mamma ti augura tutto il bene del mondo e ti augura veramente con tutto il cuore che si realizzino i tuoi sogni. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Vai, allora esprimi un desiderio, esprimi un desiderio quando vuoi, Soffia, eh? Ci sei? Ci sei? Ci siamo? Vai, Sofia, vai, 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 applauso, applauso, applauso! No, mi fa strano vedervi tutti quanti insieme, perché ognuno di voi, insomma, ha un motivo, naturalmente, per il quale sta qua, però sono motivi tutti diversi. E vedervi tutti in un'unica situazione mi fa strano, però sono molto contento di come è andata, di come sta andando questa serata, perché sto bene e insomma speriamo di continuare questo viaggio sempre di più e con, perché no, anche con voi al mio fianco. E vi ringrazio perché nel vostro piccolo ognuno di voi è stato fondamentale, nel vostro piccolo, ognuno di voi lo è stato. Grazie. Piano piano, tiro fuori. Oddio, tiro fuori, tosta Alessio. Tosta Alessio. No! Ma questa foto è molto figa, guardate, è molto figa. Pure questa. È molto americana. Cioè, capito? Aspettate. Vi ricordo di seguire Gianluca sul suo canale New Mano Adams YouTube. La festa è finita. Siamo in attesa del pullman di ritorno. E noi abbiamo sonno. Giusto, aspetta mio padre. Sono tipo sonno. Le due, giusto? Sono le due. Io ho ballato fino ad ora. Pure senza capace, però mi andava. Ma dove sono gli altri? Ma guardate Alessia che cosa ha ai piedi. La più furba, oltre lo sivaletto. Porca miseria, si è portata le ciabatte. La pantofolina. Che gli ho regalato io. Ovviamente raga non è che è venuta così, cioè. Se l'è cambiato, perché dopo una certa... Quanto è bello vivere con la capoccia d'Alessio. Beh, dovresti vedere com'è bello vivere con la mia. Allora, avvisiamo i signori viaggiatori che arriveremo a destinazione entro 17 minuti, grazie. Grazie, grazie. Che figata, per me 17 ore, perché qui è un utilizza sua... Quale fa Cristina? Alessia! 30 euro, Cristina Campanicius. Ho capito.